Il Magico Zecchino d'Oro è un musical che racconta la storia di un viaggio all'interno di un mondo di sogni, un mondo incantato, per festeggiare i 60 anni dello Zecchino d'Oro, ma soprattutto per raccontare un musical che ha una struttura ed è concepito come una favola Disney, quindi con una trama completamente originale, ma che si avvale come colonna sonora delle canzoni dello Zecchino d'Oro. È stato un lavoro non semplice perché le canzoni dello Zecchino d'Oro appartengono alla memoria musicale di questo paese, fanno parte della nostra infanzia, ha fatto parte della mia d'infanzia, e quindi è stato un lavoro sostanzialmente nel rispetto della canzone originale, delle canzoni originali, di in qualche modo di darle una sonorità nuova, più moderna, un po' più accattivante, con un linguaggio più adatto dei bambini di oggi. Come tutti i musical, in modo particolare questa tipologia di musical in cui non c'è una distinzione tra il corpo di ballo e gli attori cantanti, ma si avvale di figure che in gergo si definiscono i triple performer, ovvero attori che sono in grado di cantare e anche di danzare, di muoversi sulla scena. Nello stesso momento scenico, bisogna avere padronanza del mezzo della voce, della recitazione, della danza, dell'utilizzo del corpo. E quindi non è semplice trovare delle persone, degli attori che siano al contempo ballerini, cantanti, interpreti e tutto, insomma. Quindi questa è la parte complessa. Sono qui oggi per partecipare alle audizioni. Per tentare questa nuova avventura con il musical dello Zecchino d'Oro. Penso che il musical sia la forma d'arte che più mi possa completare. Questa audizione è un po' come fare un salto nell'infanzia. Ascoltavo praticamente ogni giorno le colonne sonore dello Zecchino d'Oro, quindi è un qualcosa con il quale sono nato, ecco. La mia audizione è proprio tra pochissimi minuti, quindi sono un po' emozionata. Fra pochissimo è il mio turno e quindi in bocca al lupo. Una strega oscura, un omino della luna, la nostra bambina Alice, il carciofo bulletto, il torero camomillo, la Peppina e tanti altri. Al termine di questa giornata di audizioni possiamo dire di aver trovato delle persone molto interessanti e sulle quali si può fare un ottimo lavoro di certo.